Eccoci qua, siamo tornati e questa sera proveremo a fare una ricetta molto veloce. Stiamo cambiando un po' il format, cercheremo di essere un po' più rapidi. Naturalmente questo lo possiamo fare soltanto quando non facciamo le dirette. Quindi tra poco faremo una scamorza affumicata con funghi porcini e broccoletti ripassati. Allora, gli ingredienti di cui avremo bisogno sono dei funghi porcini, possibilmente senza ospidi, dei broccoletti, questi sono a chilometro zero, una scamorza affumicata, aglio, del rosmarino e olio extravergine d'oliva. Quindi pochi ingredienti, ma vi assicuro che il risultato sarà garantito. Allora, per i funghi porcini prendiamo una padella, olio extravergine d'oliva, l'aglio tagliato a lamelle, ecco che mo faccio danno, e facciamo soffriggere. Per quanto riguarda i broccoletti, sempre una padella, olio extravergine d'oliva e aglio a spicchi. Intanto i funghi li ho puliti e affettati, quindi qui ci siamo quasi. Allora, i nostri funghi porcini stanno cuocendo, quindi padella con dell'olio extravergine d'oliva, aglio tagliato a lamelle, abbiamo messo i nostri funghi porcini, fatto rosolare da entrambe le parti, aggiunto del rosmarino. E questo per adesso la fiamma alta, e questo è il nostro risultato per adesso. Hanno bisogno ancora di qualche minuto di cottura. Qua stiamo ripassando i nostri broccoletti con olio, aglio, e ho messo anche un po' di peperoncino per la precisione dell'habanero brown, quindi potrebbe essere abbastanza, diciamo, avvelenato. Intanto mi sono già portato avanti con la scamorza affumicata, quindi da una scamorza ho ricavato 4 fette e sarà l'ultima cosa che andremo a preparare. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, questo qui è il nostro risultato, i nostri funghi porcini cotti con aglio e rosmarino. Questo è il nostro broccoletto a chilometri zero, il nostro habanero brown. E adesso andiamo a preparare l'ultima cosa, ovvero la nostra scamorza affumicata. Quindi andiamo ad adagiare la nostra scaloppina, scamorza in padella, la cuociamo qualche minuto per lato. Questo già sta partendo, ma tra qualche minuto neanche ci arriviamo. Comunque sia, ci regoliamo in base alla consistenza che vogliamo ottenere. Più la vogliamo sciolta e più la dobbiamo far cuocere. Ok, ci siamo quasi. Se non volete fare il macello che ho fatto io in padella, potete utilizzare o il microonde o il forno. Io non avevo voglia, quindi l'ho fatta in questo modo. Ok, cercando di non farla attaccare tutta quanta. Poi, se proprio volete fare una finezza, dovete cercare di farla tutta dello stesso spessore, almeno si scioglie in modo omogeneo e uniforme. Va bene, ci siamo quasi. E nella padella non ho messo olio, non ho messo nulla, perché tanto la scamorza è bella grassa, quindi quello che vedete è tutto grasso della scamorza. Ok, arrivato a questo punto, ho bisogno del supporto, facciamo questa cosa.
Quindi la scamorza la ripieniamo. C'è la sorpresa. Sì, la facciamo ripiena. Quindi abbiamo questa scamorza ai porcini. Quando sto a casa uso le mani. E questa scamorza come scottiglia. Questa scamorza ai broccoletti. Lasciamo perdere la presentazione, però avete capito qual era la mia idea. Ok? Oh, guardate qua. Mi sta venendo un languorino. Quindi qua è partito un pezzo di broccoletto. Mettiamo la seconda scamorza, ripiena i broccoletti e scamorza ripiena ai funghi porcini. Eccola qua. Questa è la nostra cena, ovvero è l'idea per oggi. Quindi, ciao a tutti e alla prossima. Ah, una cosa, continuate a seguirci sulla pagina, eh? Anche se meno, ma siamo sempre presenti e torneremo anche con le ricette live. Ciao!